Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. La decadenza di Berlusconi, il cavaliere Io Resto, Istat torna a salire la fiducia delle imprese, Marò, la stampa, la polizia indiana chiede la pena di morte. Il giorno dopo la decadenza di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ricorda che il governo delle larghe intese con il ritiro di Forza Italia è saltato. Ora serve una svolta, dice Renzi. Maggioranza più forte, ribadisce Enrico Letta. Il cavaliere mi batterò ancora. E Alfano, ora fare la riforma della giustizia. Torna a salire la fiducia delle imprese trainata dal settore manifatturiero. L'indice calcolato dall'Istat si è attestato a 83,2 punti e così al top dal luglio del 2012 e tocca il massimo d'agosto del 2011. Risulta invece in diminuzione la fiducia delle imprese di costruzione. La polizia indiana NIA ha presentato un rapporto in cui accusa Marò in base a una legge che prevede la pena di morte. Lo scrive l'Hindustan Times. Gli investigatori avrebbero presentato lunedì un rapporto in cui si chiede di perseguire i due militari in base a questa legge. Velivoli giapponesi hanno sorvolato lo spazio di difesa aerea istituito dalla Cina sul Mar Cinese meridionale, che include le contese isole Senkaku. Intanto la portaerei cinese Liaoning ha attraversato lo stretto di Taiwan diretta nel Mar Cinese meridionale, seguita da due incrociatori e due fregate. Colossale truffa alle compagnie di assicurazioni scoperta dalla Polizia di Stato di Palermo, che ha arrestato 23 persone, tra cui avvocati, impiegati postali e periti. Nel palermitano un apprezzamento di terreno veniva usato come pista di collisione per provocare incidenti ad arte e poi lauti risarcimenti da legnare compagnie assicurative. È morto all'età di 77 anni a New York l'attore statunitense Tony Musante, interprete del detective Toma nell'omonima serie televisiva degli anni 70. Noto al pubblico italiano per film come L'uccello dalle piume di cristallo, pellicola di esordio di Dario Argento e Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi. La Juventus batte 3-1 il Copenaghen con tre reti di Vidal, bianconeri dunque più vicini agli ottavi di finale di Champions grazie al successo del Real Madrid sul Galatasaray. Nel gruppo B, quando manca una partita alla fine della fase a gironi, il Real guida la classifica con 13 punti, segue la Juventus a 6, quindi Galatasaray e Copenaghen a 4.